Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi è giovedì 3 novembre 2022, siamo già a novembre, non so come. E sì, ho i capelli praticamente neri. Diciamo che c'è stato un incidente nel percorso quando ho fatto la tinta l'altro giorno. Ho preso castano, ma come vedete sono venuti diciamo leggermente più scuretti, praticamente sono quasi neri. Però teoricamente, come sempre, dovrebbe poi andare a scaricare e tra qualche settimana dovrei vedere l'effetto vero e proprio. Così non mi dispiacciono, però mi vedo meglio un pelino un po' più chiara. Però questo qui in realtà sarebbe il mio colore naturale, perché la tinta non l'ho fatta partire dalla base ma tipo da qua. E come vedete non c'è distacco dalla base, quindi quello sarebbe il mio colore, vero? A parte ciò, che non è l'argomento del video, oggi sarà una giornata speciale, particolare, tra virgolette, perché andrò a fare il mio primo esame dell'università. L'esame che devo dare e che ho preparato è Storia delle comunicazioni di massa ed è un esame intero, quindi non è un parziale. È uno scritto dove ci saranno due domande aperte, quindi in realtà è una tipologia di esame che a me piace perché dà molto spazio. E quindi nulla, volevo portarvi con me. Vi devo dire la verità, per adesso non sono per nulla preoccupata, nel senso sono molto tranquilla, non ho particolari ansie, ma io in realtà in generale non sono una persona particolarmente ansiosa. Le persone che mi stanno attorno lo sanno, cioè tendo ad essere forse fin troppo tranquilla, sono proprio l'opposto dell'ansia. E vabbè, anche a me quando sono lì davanti che mancano 2 minuti all'entrata sale l'agitazione, però di per sé sono molto tranquilla e anche in questo caso lo sono. Quindi nulla, vedremo come andrà. L'esame ce l'ho alle 2:30, adesso sono le 8:33. Io sono qui col mio cappuccino. Inizio a ripassare tutto, ripasserò almeno, penso, fino a mezzogiorno, sono anche di più, poi vediamo un attimino come sono messa. E boom, speriamo vada bene. Forse sono anche poco preoccupata perché so che comunque è il primo appello, quindi nel caso posso ridarlo tipo tra un mese. Insomma, ci sarebbero poi altre opportunità di ridarlo anche a breve. Speriamo di passarlo alla prima, così almeno me lo tolgo e via. Che poi ragazzi, anche questo è il motivo dell'assenza di questi giorni, se non mi sono fatta tanto sentire. Appunto, devo preparare l'esame e contemporaneamente all'esame sono dovuta andare anche 3 giorni a Verona, perché c'era la laurea di Tommaso, che è uno dei nostri amici di Verona, dico nostri, miei della SHAM. Quindi insomma un po' di cose, non sono riuscita a prendermi per tempo per organizzare i video, quindi vi ho lasciati scoperti circa una settimana, però adesso sono tornata più carica che mai. Su Instagram sono stata un attimino un po' più forse presente, ma anche chiaramente perché Instagram è molto più veloce, diretto come social. Però sì, non vedo l'ora di togliermelo così sono libera. Adesso mi metto a ripassare questo, ragazzi, è l'esame. Sono tutti gli appunti, sono circa tipo 45 pagine. E come sottofondo ho messo uno Study With Me. Mi stanno piacendo un sacco questi di questa ragazza. Sono con il metodo del pomodoro, che secondo me è molto molto utile. E non lo so, mi piacciono perché mi tengono compagnia, poi c'è questa bella vista che mi rilassa, sotto c'è la musica, quindi devo dire che sono stati per la prima volta, perché non li avevo mai utilizzati, gli Study With Me, sono stati per la prima volta molto molto utili. E basta, buon ripasso a me. 13:47. Io ragazzi ho appena finito di ripetere tutto, in realtà l'ho ripetuto più di una volta, tipo 2:30 più o meno, anche perché per ripetere tutta sta roba ci ho messo tipo 2 ore per volta, quindi ormai dalle 9:30 che ripeto direi che può bastare. Mi sono già truccata, vestita e tutto, e sto già partendo di casa perché voglio essere lì un po' prima, poi mi devo vedere anche con le ragazze del mio corso, quindi insomma voglio prendermela con calma senza avere anche l'ansia di arrivare in ritardo. Ripasserò ancora molto velocemente in autobus e poi come va va, sperando che vada bene, che io non lo debba ridare. Non faccio pronostici né nulla perché sapete che sono molto scaramantica su queste cose, non dico nulla, infatti lo sanno praticamente tipo 2 persone in croce che ho l'esame oggi. E basta, buona fortuna a me e non vedo l'ora di togliermelo. In tutto questo ragazzi sto cercando disperatamente le chiavi di casa mia, ma senza successo. L'ultima volta che le ho prese è stato quando lunedì sono tornata alla discoteca e io le metto sempre in un posto, ovvero all'entrata, ma all'entrata non ci sono, quindi o le ha prese mia madre o le ho perse. Spero più la prima opzione. Fatto sta che l'esame dura massimo un'ora, quindi quando tornerò spero che ci sia già mia madre a casa, che è tornata al lavoro, perché altrimenti rimango chiusa fuori.
Buondì, oggi è domenica 6 novembre 2022 e sono incredibilmente viva. Dopo il giorno dell'esame non ho più registrato nulla, ma in generale mi sono proprio estraniata da tutto e da tutti. Avevo bisogno di qualche giorno per riprendermi. Infatti tipo ieri sono rimasta tutto il giorno a poltrire sul letto, a guardare serie TV, dormire, ma ne avevo bisogno. Ma chiaramente ci tenevo a innanzitutto farvi sapere come è andato l'esame, come è stato eccetera eccetera. E poi ho pensato che sarebbe stato carino inserire una piccola parte del video anche il come ho preparato l'esame e spiegarvi brevemente qual è stata la mia preparazione e cosa ho fatto. So che state aspettando un video dedicato al mio metodo di studio, ma non mi sento ancora pronta a farlo, nel senso che è stato solo il primo esame, quindi aspetto di avere un attimino un po' più di esperienza per magari farvi un video ben strutturato. Quindi sicuramente arriverà, ma prossimamente. Ma passiamo al succo del video, ovvero come è stato l'esame e come è andato. Allora, come avete visto alle clip, in realtà io ero abbastanza tranquilla. Sull'autobus ho provato a ripassare, ma non mi ricordavo assolutamente nulla, quindi ho detto ok, lascio stare. Sono arrivata fuori dall'aula in cui dovevamo fare l'esame, c'erano chiaramente le altre mie amiche, amici del corso, eravamo tutti lì a ripassare e lì, devo dire la verità, mi è salita l'ansia perché finché sono da sola sono tranquilla, poi se sto con qualcuno che è agitato eccetera eccetera la sento molto come cosa e anch'io vado un po' nel panico. Però la situazione era molto molto tranquilla, abbiamo preso posto in questa aula dove c'erano tutti i computer, infatti l'esame era al computer e dovevamo rispondere a due domande aperte che erano diverse per ognuno di noi. E a me sono capitate due domande, penso più per fortuna che per sfortuna, che erano abbastanza, diciamo, focalizzate su un argomento. Erano aperte, sì, ma non ti dicevano, per esempio, parlami della stampa all'inizio del Novecento, che quindi potevi dire di tutto e di più. Erano abbastanza focalizzate su un determinato punto. Quindi chiaramente ho scritto tutto quello inerente a quel determinato argomento. Il tempo che avevamo in tutto era un'ora, quindi io mi sono calcolata chiaramente mezz'ora a domanda e ragazzi vi devo dire che un'ora non la sentite nemmeno, cioè praticamente io ho iniziato a scrivere e due minuti dopo ho guardato che era praticamente già passato quasi tutto il tempo che avevo a disposizione e poi basta, sono uscita, sono andata a fare una merenda con una mia collega di corso e basta, è stato bellissimo perché mi sono tolta veramente un peso. Il voto lo saprò non prima di fine novembre perché ci metterà un bel po' a correggerli, quindi passerà sicuramente un bel po' di tempo, però dai, diciamo che è andata come me l'aspettavo, quindi speriamo bene. Passiamo alla parte forse un po' più tecnica, ovvero come ho preparato questo esame. L'esame che ho dato è stato storia delle comunicazioni di massa, quindi semplicemente storia però dei mezzi di comunicazione, delle fasi della pubblicità, dei vari mass media, tutte queste fantastiche cosine qui in cui non c'è tanto da capire ma più da apprendere e assimilare. Quindi come ho gestito questo esame? Il primo step, che è quello fondamentale per me, è stato assistere alle lezioni e prendere appunti. Su vari siti come per esempio DocCity si trovano dispense già fatte, appunti già fatti. Io personalmente faccio veramente fatica a studiare dagli appunti delle altre persone, perché chiaramente ognuno di noi prende gli appunti in maniera diversa. Mi faccio una fatica immane non solo perché devo appunto studiare da qualcun altro che magari prende gli appunti in maniera diversa da me, ma faccio ancora più fatica perché mi ritrovo davanti a una cosa di cui magari non ho mai sentito parlare perché non ho assistito né a una lezione, non ho mai seguito eccetera eccetera. Quindi per me è stato veramente fondamentale seguire le lezioni e prendere appunti. Il secondo step è stato quello di mettere a posto gli appunti, quindi organizzarli e togliere anche le informazioni meno utili, quindi magari tutte le date che c'erano, togliere alcuni nomi di inventori, personaggi pubblici, storici, insomma le informazioni magari meno clou, e lasciare solo le principali. Piccola parentesi che faccio, io in realtà per questo corso avevo questo fantastico libro da studiare. Adesso vi faccio vedere. Non l'ho mai aperto, mai letto, mai fatto nulla, perché i ragazzi dell'anno scorso mi avevano detto che seguendo le lezioni avrei semplicemente potuto studiare dagli appunti senza dover integrare dal libro. Chiaramente questo cambia da corso a corso, da prof a prof. In questo caso sono molto fortunata perché ciò che spiegava il prof era ciò che c'era nel libro, mentre chiaramente se avessi dovuto integrare anche le cose del libro sarebbe stata un attimino un po' più lunga come cosa. Il terzo passaggio è stato stampare i miei fantastici appunti, leggermeli tutti, sottolineare le cose principali e iniziare a ripetere. A me è una cosa che ha salvato
letteralmente dico salvato, è stato il fatto di aver inserito delle immagini. Io ho una memoria molto molto fotografica e quando vado a studiare è come se il mio cervello facesse una fotografia vera e propria della pagina che sto studiando. Quindi che cosa succede? Quando vado a ripetere, il mio cervello farà molta meno fatica a ricordare una pagina con delle foto piuttosto che una pagina in cui c'è solo testo. Provate, fatemi sapere perché è veramente la svolta. E niente ragazzi, questo è stato l'approccio al mio primo esame dell'università. Fatemi sapere per le matricole se avete già dato il primo esame, come è andato, se ce l'avrete a breve, come vi sentite. Spero che questo video chiaramente vi sia stato utile, vi abbia tenuto compagnia in qualche modo. Se vi va, seguitemi sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok e Vinted. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Un bacio.